cosa, come comportarsi. Allora, dobbiamo dire questo, che gli uomini e le donne hanno di fatto lo stesso bisogno d'amore, hanno tutti bisogno di una relazione fondamentalmente che comunque li faccia sentire amati, sostenuti, perché un saluto alla nostra Green Apple, benvenuta alla nostra Green Apple from London. Hanno tutti lo stesso bisogno d'amore, hanno tutti lo stesso bisogno di una relazione che li faccia sentire accuditi, amati e anche sostenuti fondamentalmente. E questo è un punto fondamentale. Quindi non è vero che gli uomini non hanno bisogno di vivere relazioni. Non riescono a vivere relazioni con persone con donne che si propongono, ad esempio, bloccanti, che si propongono poco interessanti. Diciamo che una donna sicura di sé non rinuncia alla propria femminilità e non rinuncia al proprio successo, fondamentalmente. E questo è un punto fondamentale. Cioè, una donna di successo, ecco, non è che le donne di successo in tutti gli ambiti della vita, nella comunicazione, ma anche come intelligenza sociale, rinunciano, ad esempio, alla propria femminilità, o che cercano di scimmiottare comportamenti maschili. Non è che una donna diventa più forte se inizia a scimmiottare comportamenti maschili, anche in questo periodo di fluidità, no? No, perché parliamo tutti di fluidità. Io invece credo che, perlomeno nella seduzione etero, è ben importante mantenere separate le caratteristiche non verbali del maschio e della femmina, perché altrimenti, se facciamo tutto un pastrocchio, diciamo, viene meno la capacità di seduzione, ovviamente. Ripeto, nei rapporti etero, poi ci sono 200.000 rapporti, ognuno può avere, le relazioni che vuole, diciamo, puoi anche fidanzarti con un aspirapolvere, perché verrà anche il giorno che le persone diranno: "Ah, a me piacciono gli aspirapolveri e sono fidanzato con un aspirapolvere". Non lo so. Oppure ci si potrà fidanzare con la lavatrice, con il frigorifero, non lo so. Però oggi, salutiamo anche Tug, oggi diciamo dobbiamo, almeno io, parlo delle relazioni eterosessuali, quelle tra uomo e donna, o tra donna e uomo. E per quanto riguarda il resto, lo schema della lezione non sono riuscito a pubblicarlo. Questa è una nota che cazzo c'entra poi che mi dice questo, perché non lo so, perché non si pubblicava, non funzionava ieri, oggi riproverò. Ce l'ho lì, ma non girava, girava e non pubblicava. Bene, comunque salutiamo anche Chris. Ricordo che chi volesse abbonarsi al canale, qua con meno di un euro si può abbonare al canale, e quindi con meno di un euro si può abbonare al canale e può fare domande. Le domande solo agli abbonati o tramite donazione. Allora, quindi questo, allora, scimmiottare comportamenti maschili per una donna è il canto del cigno della seduzione, fa allontanare gli uomini. Quindi, se tu, donna, per essere più sicura di te, inizia a scimmiottare i comportamenti maschili, non ti rende più forte, ma ti fa solo assomigliare alla brutta copia di un uomo. Altra cosa, se ti dimostri, perché gli uomini si allontanano, adesso parlo degli uomini, ma mutatis mutandis vale anche per le donne, perché diciamoci la verità, un uomo con comportamenti effeminati allontana le donne. Nei rapporti eterosessuali, poi ognuno si può comportare come vuole, ma io sto parlando di rapporti eterosessuali. Quindi è bene che un uomo coltivi la sua mascolinità. E una donna coltivi la sua femminilità, se siete interessati a rapporti eterosessuali. Se siete interessati a fidanzarvi con chi cavolo volete, fate chi cavolo volete. Insomma, non lo so, se volete fidanzarvi con una lavatrice, diventate l'omino bianco, il bucato. Fate chi cavolo volete. Quindi alle donne piacciono i maschi, i maschi, maschi. Le donne eterosessuali, poi ovvio che se una donna è bisessuale, gli potranno piacere piacere gli uomini effeminati, gli potrà piacere chiunque. Io parlo nella scala Kinsey di uomini e donne che sono totalmente eterosessuali. Quindi,
Agire da persona equilibrata è un altro punto fondamentale. Indipendentemente da tutto, agire da persona equilibrata è un qualcosa di molto interessante. Agire da persona equilibrata è fondamentale. Perché una persona, uomo o donna, che si comporta, diciamo, in modo isterico, in modo non equilibrato, in modo disarmonico, con comportamenti dissennati, soprattutto anche le persone pettegole, le persone che sparlano dietro gli altri, le persone che dicono una cosa e ne fanno un'altra, non riuscirai mai a convincere di essere l'uomo ideale o la donna ideale. Certo, potrei magari attrarre per qualche tempo, però non uomini di qualità, non donne di qualità. Questo è un grave errore. Un altro grave errore è quello di mettere i vincoli logici. Mettere i vincoli logici è un altro grave errore che allontana gli uomini e che tu non devi fare. Ovviamente, no? Perché, come dire, è meglio prevenire che curare. Questo è un altro punto fondamentale, meglio prevenire che curare. Perché, cosa dobbiamo dire? Se un uomo, diciamo, viene vincolato a livello logico, cioè da una donna che dice, ah, io voglio una relazione, la mia felicità dipende da una relazione. Questo è un punto fondamentale. La mia felicità dipende da quello, la mia felicità dipende da questo. È un altro punto molto importante. E questo è un punto molto importante. Grazie, Sara. Grazie. Ma io non ho nulla contro le relazioni gay, bisex. Ognuno può fare tutte le scelte che vuole. Però, come dire, purtroppo oggi andiamo in una società fluida, no? In cui non c'è più questa differenziazione, credo che invece sia importante. Però poi ognuno ovviamente giustamente è libero. Io credo che quello che sia tutto quello che avviene tra persone, diciamo, tra persone, come possiamo dire, tra persone adulte e consenzienti è lecito, ovviamente. Quindi, questo è un punto fondamentale. Un uomo si innamora di una donna che, diciamo, lo attrae, non di una che cerca di indurlo a interessarsi a lei. Ma questo vale anche nelle relazioni omosessuali, non è che quello che sto dicendo non vale nelle relazioni omosessuali. E ovviamente, magari nelle relazioni omosessuali, poi anche, ad esempio, una donna, omosessuale, magari potrà attrarre un certo tipo di donna, no? Ci sono donne omosessuali femminili a cui piacciono donne femminili, ma questo cambia un po'. Ma nelle relazioni puramente etero, esaltare la mascolinità, esaltare la femminilità è fondamentale per la prima fase di attrazione. E poi un altro punto importante è la sicurezza in se stessi, la speranza di conquistare, ma con un forte dubbio di riuscirci, è una delle cose, è il canto del cigno della seduzione. Quindi è fondamentale questo. Non dare sicurezze è un altro punto molto importante. Non prendersi eccessivamente sul serio è un altro punto importante. In ogni caso, in amore, se una persona si allontana, bisogna rompere le regole. Bisogna, diciamo, interrompere gli schemi. E non accettare i vincoli delle altre persone. Questo è un punto fondamentale. Certo, ci sono persone che utilizzano degli schemi che sono talmente evidenti che tutti la sgamano. Ad esempio, se una persona esce con un uomo, con una donna e si accorge che questo sta gestendo, come dire, e sta comportandosi secondo uno schema, e anche questo è il bacio della morte, della seduzione. Ad esempio, per dire, no? Se tu interagisci con, se metti un uomo interagisce con una donna, se per caso, lui non risponde una volta al telefono e lei, diciamo, per ripicca, non risponde la volta dopo, e ovviamente
Questo non è uno schema di seduzione, è uno schema di seduzione fallimentare. Cioè, se ad ogni azione che fa l'altra persona corrisponde una reazione prevedibile e scontata, in cui una donna o un uomo fa finta di fare la preziosa, e questo non è seduzione. La seduzione sono dei meccanismi che non devono essere percepiti dall'altra persona, perché questo è lo schema più tipico, che è il canto del cigno della seduzione. Cioè, se io telefono a una donna, per dire, e questa non mi risponde, e la volta dopo che mi telefono a lei non gli rispondo io, per dire, è evidente che, e se invece lei mi risponde io poi le rispondo, è evidente che questo schema è uno schema banale, no? È uno schema banale che non funziona, perché viene sgamato facilmente. È molto importante mettere in atto degli schemi che non siano comprensibili dall'altra persona, perché le strategie di seduzione quando è che falliscono? Quando sono fatte da schemi banali, da schemi facilmente sgamabili, da schemi che tutti possono scoprire. E allora sembri un ragazzino o una ragazzina dispettosa, no? E quindi chi si comporta in questo modo non produce seduzione, ma produce l'effetto contrario, produce la diminuzione di interesse, e le persone smetteranno di cercarla, si allontaneranno. Questo vale per gli uomini e per le donne. Gli uomini non sono stupidi, per dire, e si accorgono che in qualche modo cercate di manipolarli per raggiungere uno scopo, diciamo, e quindi se ne accorgono, come dire, perdono la stima e si dileguano, se ne vanno, arrivederci, grazie. Una donna affascinante è consapevole del proprio valore, e le regole di seduzione devono essere regole imprevedibili, non facilmente sgamabili, se no non è più seduzione. Molte persone dicono, vabbè, ma la seduzione sono delle regole. Se uno capisce quello che tu stai facendo, vuol dire che non stai seducendo. Vuol dire che il tuo schema di seduzione è uno schema da dilettanti, è uno schema banale. Le persone veramente abili nella seduzione non mettono in atto degli schemi comprensibili o facilmente comprensibili, perché altrimenti non è più seduzione, cioè non è più seduzione professionale, diciamo, diventa una seduzione da sciampista, da catramista, che tutti mettono in atto, no? Quindi la vera abilità nell'attrarre una persona è quella di sapere non spersonalizzarsi, assolutamente vietato, ma nel saper, diciamo, gestire al meglio la comunicazione, fondamentalmente. E per una donna che dimostra, ad esempio, dignità, rispetto per se stessa, femminilità, capacità di raggiungere i propri obiettivi, è una donna che è in grado di sedurre, è una donna che è in grado di piacere. E questo è il tipo di donna che seduce, questo è il tipo di donna che conquista. Non è quella che, diciamo, non è quella che invece si dimostra, come dire, senza dignità, senza autostima, e non in grado di gestire le proprie situazioni, si comporta in modo schematico, mette in strategie di seduzione banali. E vanno gestite tutte le fasi della seduzione per una donna. Ad esempio, evitare di allontanare, cioè molti uomini si allontanano già dal primo appuntamento, perché quando iniziate il primo appuntamento, il primo impatto, diciamo, è fondamentale, no? Si dice che non esiste una seconda opportunità di fare una buona prima impressione. Quindi è molto importante essere tranquilli, senza farsi prendere dall'ansia, senza voler a tutti i costi, no? Cercare di piacere, perché essere irriverenti è molto importante. Fondamentalmente una donna deve essere una donna di classe per sedurre un uomo di classe, perché similia similibus, salutiamo anche Roxy. Comportatevi quindi da donne di classe, evitate ogni tipo di esagerazione. Vale per tutto questo, vale dall'abbigliamento al trucco che sceglierete.
Ad esempio, l'abbigliamento non deve essere sfacciatamente mirato a sedurre. Non c'è niente di peggio, diciamo, di una donna che si muove impacciata dentro un vestito in cui non si sente a suo agio. Non c'è niente di peggio di una donna che si muove impacciata su dei tacchi alti come dei trampoli in cui non si sente a suo agio, perché li mette quella volta lì per sedurre. E non è questo che fa, perché risulta farlocca, risulta falsa. Se una che normalmente si mette gli scarponi perché va a dare da mangiare alle galline, e tutto il tempo va a dare da mangiare alle galline e cammina con gli scarponi, e quella sera che deve uscire si mette i tacchi alti 20 centimetri, risulterà ridicola. Perché non è allenamento, come una che va sempre in giro con le tute e poi si mette il vestitino, magari risulterà ridicola, perché si mette un qualcosa che dentro il quale non si trova bene, non si trova a suo agio, si sente a disagio. In generale, non dovete dare l'idea che avete impiegato una giornata intera ad agghindarvi per uscire con lui. Sarebbe come dimostrargli subito che ci tenete troppo. Se una donna è femminile sempre, H24, è femminile, H24. La femminilità, purtroppo, è un qualcosa che va curato H24. Non puoi andare in giro, come dire, come una che si mette, come possiamo dire, le tute mimetiche, e poi quando vuole uscire una sera con quello si mette la guêpière, per dire, no? Perché risulti poco credibile, si percepisce. La femminilità, se vuoi essere femminile, deve essere H24, devi essere sempre femminile, devi essere sempre femminile, e devi praticamente, come dire, devi vestirti come ti vesti normalmente. Se normalmente, cioè, quello è perché la femminilità non è un qualcosa come la mascolinità, è uguale alla mascolinità. Cioè, uno deve essere maschio sempre, H24, non è un qualcosa che si può avere in un momento e in altro momento no. Ti metti i tacchi, non sai camminarci, pigli storte a nastro, come dice Turg, e ci fai figure di merda. Poi cammini, se sei abituato a camminare con passo da bersagliere, camminerai, proverai, ti verrà istintivo camminare con passo da bersagliere anche quando ti agghinderai. No, devi allenarti sempre. L'allenamento è un allenamento costante. Una donna femminile è femminile sempre, anche con la tuta da ginnastica, che si metterà ovviamente per andare a fare sport. Questo è un punto fondamentale, no? E poi, se siete persone che siete abituate a vivere pienamente la vostra vita, a coltivare i vostri interessi, ad essere persone curiose che conoscono tante cose, sicuramente, diciamo, avrete anche buoni argomenti, no, su cui parlare. Avrete anche la capacità di, come dire, conoscere. Non dovete per captatio benevolenza e essere sempre, diciamo, essere sempre, come possiamo dire, in accordo. Dovete dimostrare anche dei disaccordi. Un'altra cosa importante è create un po' di mistero se non volete mettere in fuga gli uomini. Create un po' di mistero. Se al primo appuntamento iniziate a spiattellare tutta la vostra vita, beh, è il canto del cigno della seduzione, il bacio della morte della seduzione. Dovete essere positive. Tra l'altro, se fate le pettegole, questa è un'altra cosa, e iniziate a parlare male della gente, iniziate a parlare male di altre donne, iniziate a parlare male dei vostri ex, questo è anche il canto del cigno della seduzione. Una donna che, come dire, ma vale anche per un uomo, eh? Se un uomo inizia a dire che tutte le sue ex, cioè, ognuna ce n'aveva una, ed erano tutte stronze, probabilmente lo stronzo era lui. È come quello che in autostrada
dice che vanno tutti contro mano, mentre contro mano ci va lui. Perché, come dire, una donna che dice che tutti gli ex che ha avuto erano stronzi, probabilmente la stronza è lei. Questo è un punto da tenere in considerazione. Concentratevi poi sugli aspetti belli della vita, no? Perché, come dire, cercate di essere una persona positiva, ma con lui o senza di lui. Cioè, non è che uno deve prepararsi una scaletta degli argomenti, ad esempio, su cui parlare, no? E parlerà su quelli. Ho deciso di parlare questa sera come possiamo dire, delle pecore australiane per la produzione della lana Merinos e caschi il mondo, parlerò delle pecore australiane di lana Merinos. E questa è un'altra puttanata. Salutiamo anche Margherita. È un'altra puttanata, no? La conversazione è sempre un'interazione, devi capire come agisce quest'altra persona. Se no, gli uomini li metti in fuga, se ne vanno. Ma giustamente se ne vanno. Oppure donne che iniziano a lagnarsi del lavoro, iniziano a lagnarsi degli ex che erano tutti bastardi e si sono approfittati di voi. Ecco una donna che dice, mi metto io nei panni, una donna che mi dice tutti i miei ex erano dei bastardi e si sono approfittati di me. Ma io cosa devo pensare? Beh, farò il bastardo anch'io e mi approfitterò anch'io di lei, perché se no ci faccio la figura del coglione. Ma come? Tutti erano stati bastardi, tutti si sono approfittati di lei, l'hanno dissanguata da tutti i punti di vista e io devo fare il buono? No, farò il bastardo pure io e mi approfitterò pure io, cioè mi farò tutte le sue amiche, non lo so per dire, no? Cioè, mi farò presentare tutte le amiche e mi faccio tutte le amiche. Ma e questo è un dato di fatto, no? E quindi è inutile che ti lagni, è inutile che agisci in questo modo, no? Perché come dire, ti squalifichi da sola, ti presenti da sola come una donna di bassa qualità, salutiamo anche Venusia, ti presenti da sola come una donna scadente, no? Cioè, l'uomo col quale esci non deve essere uno che lo vedi come il salvatore della tua vita. Ovviamente poi anche un bel modo di fare è importante, cioè essere garbate per una donna è importante, essere dolce fa parte della femminilità, avere un tono di voce tranquillo, un sorriso cordiale sono fondamentali. Altro canto del cigno della seduzione, altro bacio della morte della seduzione è quello di chiedere: ah, quando ci rivediamo? Quando ci rivediamo? Questo è un canto del cigno, sia se lo chiede un uomo, sia se lo chiede una donna. Chiedere, quando ci rivediamo, vuol dire, come dire, hai scoperto tutte le tue carte. Devi lasciare il dubbio. Non so se sarò interessato a rivederti. Salutiamo Eos. Non so se mi interesserà rivederti o se non mi interesserà rivederti. E questo è un punto fondamentale. Se, come dire, iniziate a fare pressing successivamente, questa è un'altra cosa che il canto del cigno della seduzione, insomma, l'uomo giustamente dovrebbe essere quello che per, diciamo, come possiamo dire, per cultura poi procede magari a un secondo invito, anche se ci sono delle strategie qua che spiego nel canale, tra l'altro come sedurre le donne. Spiego nel canale agli uomini, anche gli uomini hanno diciamo un qualcosa. E non fidatevi delle parole, perché se un uomo ti dice sì, mi piacerebbe rivederti, però poi nei fatti non fa un cazzo, e questa è una tattica che è una tattica interessante maschile. Dite alle donne: ah sì, mi piacerebbe rivederti la prossima volta, e poi non cercatela più, la andate a demolire, no? Come dire. Questo è interessante, questo lo dico per gli uomini che sono qua. Dopo il primo appuntamento, dite a una donna: sì, mi piacerebbe proprio rivederti, e poi non cercatela più. Oppure telefonate e dite: ah, mi piacerebbe proprio passare un'altra bella serata con te, però guarda, è un periodo che ho un sacco di impegni, lavoro, cene, mi chiamano qua, mi chiamano di là. Ma succederà, succederà. Questo è un'altra tecnica di seduzione molto molto interessante. Non dovete essere prevedibili, non dovete essere inquadrabili nei vostri radar, fin tanto che non avete la certezza
che questa persona è la persona che fa per voi. Quando avete acquisito la certezza reciproca che questa è la persona che fa per voi, allora dovete creare, diciamo, un legame più, come dire, anche manifestare in modo palese, no? Però non è che si acquisisce subito. Quando conosci una persona, è bene, diciamo, saper gestire al meglio le strategie di seduzione. E comunque dobbiamo sempre occuparci di noi stessi e vivere al meglio la nostra vita. Ci sono donne che appena, donne e uomini che appena conoscono un'altra persona e iniziano a uscirci, si mettono in modalità stand-by, aspettano che questa persona faccia qualcosa e si mettono praticamente a sua completa disposizione, ed è la cosa più sbagliata che potete fare. Primo, perché sprecate tempo e non bisogna mai sprecare tempo, e secondo, perché diciamo rinunciate magari a delle cose piacevoli che potrebbero capitarvi, diciamo, e che invece voi rinunciate, no? Quindi riempite la vostra vita di cose interessanti da fare, andate in palestra, che ne so, fate il giro sulla giostra. Ci sono tanti corsi interessanti, ci sono anche dei corsi, uno dove fa il giro sulla ruota, ed è un'altra cosa interessante. Non fate cose particolari, fate giri sulle ruote, giri sulle giostre, che ne so, fate qualcosa che può essere interessante per voi, e questo è un punto molto importante, no? Questo ne ricaverete un doppio vantaggio, perché da un lato vi sentirete meglio con voi stesse e non dovrete, come dire, e sarà un modo per recuperare comunque emozioni anche in altro modo, e questo è fondamentale, no? Voi dovete pensare che siete persone uniche, che siete persone speciali, e non siete la fate bene fratelli per uomini sfortunati, o la fate bene fratelli per persone, diciamo, problematiche. Quindi scartate le persone problematiche, quelle che vi generano problemi, scartatele. Cercare di forzare una situazione che non decolla, tutto sommato, è la scelta sbagliata. È la scelta sbagliata, questo vale in ogni situazione, non vale soltanto dagli uomini verso le donne. Se una persona è interessata, troverà modo di interagire. Comunque, anche quando inizia una relazione, non dovete mai lasciar perdere le vostre amicizie, le cose che vi appassionano, le cose che vi piacciono. Anche questo è il canto del cigno della seduzione, no? Come avere ansia di perdere una persona, passare da stati di euforia, queste sono cose. Poi, va bene, ovviamente dovete iscrivervi a corsi adeguati alla vostra età. Se vi mettete a fare il corso per girare nella ruota, è evidente che questo può farlo una persona giovane, non può certo farlo una malgasciona. Le malgascione devono fare corsi, che ne so, di maglia, queste cose qua, insomma, passeggiate in pianura, insomma, cose di questo genere. Però è evidente, no, questo. Poi, ad esempio, il controllo ossessivo dei messaggi, il controllo ossessivo delle situazioni è un'altra cosa estremamente negativa. Ecco, quindi per sedurre bisogna essere interessanti, bisogna avere fascino, ma il fascino è una qualcosa di interiore che svilupperete interiormente. L'unico modo è quello, non ci sono altre situazioni, altrimenti le persone spariscono assolutamente, e mantenere i propri interessi è fondamentale. L'ansia è uno spreco di tempo prezioso senza nessun beneficio. Non esiste inquietudine, diciamo, attesa del telefono, mi chiama, non mi chiama, se non mi chiama è un problema suo. Ecco, avere questo atteggiamento fa sì che gli uomini non si allontaneranno, ma desidereranno cercarvi, desidereranno chiamarvi, e funzionerà tutto per il meglio. Bene, mettete un like e ovviamente iscrivetevi al canale,
iscrivetevi anche al nuovo canale Cammini Iniziatico con Massimo Tramasco. Vi ricordo che invece sul canale, questo non c'entra niente, vi ricordo invece che sul canale Cammino Iniziatico voi potrete sviluppare un qualcosa di molto importante. Allora, potrete sviluppare un qualcosa di molto importante perché imparerete ad acquisire nuove conoscenze e nuove possibilità. Bene, un saluto a tutti e mi raccomando, abbonatevi anche al canale.